Siamo con la signora Delia Bini per quanto riguarda il torneo che è iniziato poco fa con Vigor Perconti Ostia Mare. Cosa si è visto in questo torneo e quali sono le sue premesse per un'altra edizione? Niente, dunque abbiamo iniziato, pare che l'inizio è stato buono, almeno per questa partita Ostia Mare, con l'Ostia Mare e la Vigor Perconti, insomma un bel pareggio, i ragazzi hanno giocato rispettando eticamente tutto quanto e quindi insomma anche il pubblico è stato abbastanza, quindi diciamo che la premessa c'è. L'unico problema è che la seconda partita non si può giocare a causa di una mancata comunicazione da parte della Football Club, che comunque non può mandare la squadra, e questo mi dispiace perché va a inficiare praticamente tutto il girone A praticamente, che doveva giocare le partite di oggi. E quindi niente, l'Atletico, senza considerare che l'Atletico Fidene si è presentato, 25 famiglie praticamente che hanno accompagnato i rispettivi ragazzi, dirigenti e quant'altro, e questo insomma noi ne siamo dispiaciuti, anche perché abbiamo molte richieste per la partecipazione a questo torneo e abbiamo dovuto estromettere delle squadre che sarebbero state non liete ma felici di poter partecipare. Non, diciamo che ci sentiamo un po' poco rispettati, ecco, quindi è mancato molto rispetto da parte del Football Club e io non voglio premettere nulla, ma di questo ne terremo conto per gli anni a venire. Per adesso, per quanto riguarda il prosieguo, il Football Club penso che sia escluso a questo punto. Sì, beh, no, non è che è espulso, ma proprio loro non vengono a giocare, quindi però ecco, diventa praticamente un torneo monco, perché comunque 16 squadre ne giocheranno solamente 15 e ovviamente diciamo che sarà un po' inficiato da questa situazione. Però noi andiamo avanti e quindi poi vincerà il migliore. E per quanto riguarda invece tutto il resto, io spero che appunto i ragazzi continuino così come la prima partita, che quindi l'etica possa prevalere, ma anche l'agonismo, perché ho visto una bella partita, la prima è stata una bella partita, diciamo combattuta, infatti è finita col risultato di 1-1. E di conseguenza, cioè, è proprio combattuta, quindi c'è la voglia di vincere, e speriamo che anche per le prossime partite sarà così.